Guarda, io per esempio ho 21 anni, quindi identifico almeno dal mio punto di vista l'espresso come un punto di riferimento per quelle inchieste articolate che vanno al di là dell'articolo scoop giornalistico, ecco, visto che si parlava delle nuove generazioni. Sì, lo scoop, non so cosa intendi per scoop, diciamo, la ricerca della notizia che fa parlare di sé a tutti i costi, secondo me è una forma un po' vecchiotta per avere l'attenzione, si attira di più l'attenzione, ripeto, con la conquista graduale, lunga nel tempo della reputazione, che te la fa inchiesta dopo inchiesta, articolo dopo articolo, pezzo dopo pezzo. Non è una roba che ti fai col botto, no? Cioè io posso avere anche la fotografia del Papa che si bacia con la sua fidanzata, ma non è, come dire, non è così che acquisto incredibilità. Magari venderò tante copie quel giorno lì, però non è il lavoro che stiamo facendo noi. Noi stiamo facendo un lavoro in cui, per carità, lo scoop non lo disdegna nessuno, però si ricerca più l'autorevolezza, la credibilità, la affidabilità e la reputazione sul medio-lungo termine. Una domanda, un consiglio che daresti, ma anche più di uno, diciamo, a chi vorrebbe intraprendere questo tipo di percorso, di carriera, visto comunque che hai un'esperienza innegabile in Questa merito. è la domanda più difficile di tutta la serata. No, nel senso che quello delle comunicazioni, preferisco parlare di comunicazione, non di giornalismo, è indubbiamente un declining market, no? È un mercato in declino per le motivazioni che si è detto prima, perché è difficile trovare un modello di business remunerativo, perché i giornali di carta vendono meno, ma la pubblicità non arriva ancora su internet, eccetera, eccetera, eccetera. Il che non vuol dire che la comunicazione professionale si sia andata a estinguersi, ma sicuramente che sia in una fase di crisi, di difficoltà e di riduzione, di downsizing anche dei suoi organici, dei suoi personali, il suo personale è sotto gli occhi di tutti, no? Io all'Espresso sono arrivato 10 anni fa, eravamo in 70, siamo in 40, e più o meno è la stessa percentuale che cade in tutti i giornali, perché si riduce il mercato, si riducono gli investimenti. Quindi non è un settore in cui tu dici, ragazzi, buttatevi perché c'è trippa, non ce n'è. Detto questo, se uno vuol provare a fare, io ripeto, l'uso della parola giornalista lo preferisco evitare perché è un po' del secolo scorso. Se qualcuno vuol provare a fare di mestiere il comunicatore professionale, secondo me, fermo restando che i margini sono stretti, però i margini ci sono ancora, i consigli di passare, dipende da che età uno ha. Se uno ha 20 anni, quello che gli consiglio è soprattutto di imparare, quindi di leggere tantissimi giornali, di navigare tantissimo sulla rete, di imparare le lingue straniere, di andare all'estero a farsi un'esperienza, di uscire dalla visione autoreferenziale ombelicale dell'Italia, di cercare di capire i meccanismi e le logiche con cui vengono fatti i giornali, poi magari per criticarli, però cercare di capirli. Poi dopo io non credo molto in tutte queste scuole che ci sono, io vengo da una scuola, intendiamoci, però la scuola mi è servita soprattutto per i contatti, non perché abbia imparato questo granché nelle scuole di giornalismo. Non lo so, poi dopo. È anche vero che in tutta questa crisi le poche assunzioni che vengono fatte che sono sempre più meritocratiche, è ovvio, no? Che essendoci meno grasso, i raccomandati c'è meno spazio. Quando fai un'assunzione all'anno, cerchi quello bravo, se no il giornale non esce più. Quindi non è detto che non ci sia spazio, insomma. E con questo arriviamo a un altro tema che mi sta molto a cuore, che è quello della nuova editoria. Ti volevo chiedere quale pensi sarà il modello distributivo del futuro per informazione, cultura, sia per quel che riguarda i giornali che per quel che riguarda i libri. No, dei libri so pochissimo, già rischio di dire sciocchezze sui giornali, figuriamoci su cose che conosco poco come i libri, nel senso che non so come sono i modelli dei libri, mi pare evidente che anche lì si vada quantomeno verso un riequilibrio in cui la parte digitale aumenta e quella cartacea diminuisce, ma questa è una banalità tale che forse mi preferirei non dirlo. Quello che vedo dai giornali è una fase di passaggio in cui io non credo che la carta scomparirà del tutto, ma credo che sarà molto più ridotta. Credo che i giornali andranno sempre di più verso una comunicazione digitale in parte gratuita, in parte a pagamento, con forme molto duttili e molto elastiche di pagamento a seconda di tutto quello che uno vuole avere o non avere. Non so se questa cosa funzionerà e quanto tempo ci metterà.
Però non credo che la crisi sia infinita, cioè una volta che si è ridotto, una volta che il downsizing ha portato a una quantità di persone nelle redazioni che possano rendere accettabile un modello di business meno grasso di quello attuale, si arriverà poi a un modello di business che molto, come dire, composito. Tu pensa quando si parla dell'energia, no? È un paragone che faccio spesso. Non è che i combustibili fossili vengano sostituiti dall'eolico, o dal solare o dal geotermico, si sostituisce con una grande quantità di, con un cocktail di tanti elementi diversi, ciascuno dei quali dà la sua piccola percentuale, no? Ecco, io credo che qualcosa di simile stia avvenendo nella comunicazione giornalistica, nella comunicazione in cui non, la carta, che prima era la comunicazione per eccellenza, finisce o diventa uno dei tanti elementi, e poi ci sono tanti elementi, quindi c'è l'iPad che dà una sua percentuale, una pubblicità che dà una sua percentuale, la vendita di news magari verticale che dà un'altra sua percentuale. Si tratta di trovare il cocktail, che appunto non è facile, non è semplice, non è immediato, non l'ha ancora trovato nessuno. Assistiamo a continui tentativi. Quello che sta facendo il New York Times adesso di questa formula mista pagamento gratuito è un tentativo interessante, ma è ancora un tentativo. Poi noi italiani ci scriviamo sempre dopo. Chiaramente. Comunque, per esempio, la radio, la televisione, internet non si sono sostituite a vicenda, ma si sono integrate a vicenda man mano col passare degli anni. Quindi, a mio avviso, la parola chiave per questo processo dovrebbe essere proprio la convergenza. Quindi, tutte Sì, queste però forme questa è un sostitutive. po' un'illusione in cui ci siamo cullati per un decennio noi giornalisti. Siccome la TV non ha sostituito la radio, allora ci siamo detti: ah, internet non sostituirà i giornali. È una sciocchezza, perché è vero che la TV non ha sostituito la radio, però i DVD hanno sostituito le videocassette. Cioè, non sta detto da nessuna parte che una non sostituisca la precedente, no? Può succedere, può non succedere. Io credo che indubbiamente la comunicazione digitale riduce moltissimo il ruolo della comunicazione cartacea, lo riduce. Poi che si elimini del tutto, che ci sia una nicchia di persone che un certo giornale che va meglio, va benissimo, però non è che possiamo dire che siccome la TV non la sua radio, allora la carta non va. Ormai questo mi sembra assodato che sia una stronzata, no? Così è ovvio. Alessandro, più che un'intervista direi che è stata una piccola scuola. Spero sia stata utile di non avere troppe sciocchezze, comunque. Abbiamo preso appunti, devo dire. E ti ringraziamo davvero per il tuo tempo e di essere stato qui con noi stasera. E Grazie. spero che avremo modo di incontrarci presto. Volentieri, ciao, buongiorno, buona serata, buon mattino, a seconda di quando uno lo vede. Buona serata a te, Alessandro. Ciao.